Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo l'M4 Transformers della GP. Let's go! La serie GP Transformers Combat M4 dà alla serie M4 un nuovo volto, ovvero un fucile che si è guadagnato una reputazione di qualità e affidabilità. Andiamo a vedere però di cosa stiamo parlando. Una delle qualità principali di questo fucile è la possibilità di avere due parti anteriori intercambiabili, ovvero una canna lunga e una corta. La GP ha fornito questo fucile di un pratico sistema QD anteriore che permette di fare un veloce cambio da una canna lunga a una canna corta anche in campo. Successivamente vi farò vedere come funziona. Il fucile è completamente in metallo, ad eccezione fatta per l'impugnatura pistola Strike Industries, il calcio gru telescopico e il caricatore con loghi della Skull Frog. Passando adesso alle due parti interiori, troviamo in entrambe, in questo caso in quella grande, un T-Pop completo. Canna interna e canna esterna, ovviamente, RIS completamente in metallo e spegnifiamma. Piccola nota sullo pop del fucile, come potete vedere è in stile AUG. Questo perché permette di sganciare le due canne molto più semplicemente e soprattutto perché così non è legato al resto del corpo del fucile. Oltre agli spegnifiamma arancioni vi verranno forniti anche due spegnifiamma neri, Total Black, molto molto fighi devo dire. I componenti di questi fucili sono altamente compatibili e dunque è possibile, parlando con il nostro meccanico, sostituire le parti più facilmente soggette a stress o fare delle modifiche interne al fucile per aumentare le prestazioni dell'arma. Piccola nota sulle batterie di questo fucile, si raccomanda l'utilizzo di batterie con un voltaggio non inferiore a 9,6 volt, siano esse lipo o life, in quanto un voltaggio inferiore porterebbe al malfunzionamento dell'arma. Allora, un po' di nomenclatura. Il riscorto ha un sistema key mode, mentre quello lungo ha un M-Lock system. Il fucile pesa 2,158 grammi, la filettatura delle canne è anti-oraria, il selettore di fuoco è ovviamente in tre posizioni, sicura, semi-automatico e raffica. Tra l'altro ha un sistema bellissimo di selezione dove sembra molto leggero, ma nel momento in cui si blocca sulla sua posizione non si muove più e fa uno stacco secco. Rende molto semplice selezionare il tipo di fuoco che si vuole utilizzare. Inoltre l'impugnatura e il calcio Strike System lo rendono estremamente maneggevole e semplice da utilizzare. La possibilità di avere due canne diverse di due lunghezze diverse rende questo fucile spettacolare. Questo perché si adatta a qualsiasi partita, sia questa un CQB o un boschivo. Altra cosa molto figa è la valigetta per il trasporto. Bellissima. Che permette di trasportare facilmente e in sicurezza il fucile, tenendo in ordine i vari componenti per averli sempre pronti all'uso. Aggiungo anche che il frontale più corto è talmente piccolo e maneggevole che può essere portato dietro in gioco, permettendoci quindi di fare un rapido cambio canna in partita ed essere pronti ad ogni evenienza. L'unico piccolo contro di avere due canne frontali è la differenza di joule. Come vi ho già detto, la canna lunga ha 0,9 joule, mentre nella corta si ha una perdita di 0,2 joule. Uno dei pochi contri di questo fucile è la differenza di joule tra la canna corta e la canna lunga. Si riscontra infatti nella canna corta una differenza di 0,2 joule in meno rispetto a quella lunga. Questo non è un gran problema, in quanto la canna corta è normalmente utilizzata in situazioni di CQB dove non è necessaria un'alta potenza, in quanto le distanze sono più ravvicinate. Ultima piccola nota, il ball catch non è funzionante, ma questo è un problema secondario in quanto la GP su questo fucile ha puntato tutto su un funzionamento perfetto del fucile più che sul realismo. Piccola nota sul caricatore, come vi ho detto è in ABS rinforzato e oltre ai loghi frog che sono estremamente fighi, è monofilare, tiene 130 colpi, che non è una cosa da poco, soprattutto è veramente molto bello. In confezione vi verranno fornite anche le tacche di mira, che devo dire essere molto belle e soprattutto flip up. Vi faccio vedere come fare un cambio di canna molto veloce. Allora, prima di andarla a inserire è importante allineare il T-Pop in modo tale che sia perpendicolare. Lo andate a inserire successivamente, avvitate la canna. Una volta avvitato tirate indietro questo perno. Lui si va a bloccare, come potete vedere. Una volta avvitato e tirato indietro il perno, come vedete, si blocca tutto.
e il fucile è pronto a sparare. Quando invece dovete rimuovere la canna, il procedimento è lo stesso, solo al contrario: tirate indietro il perno, svitate, rimuovete la canna che avete già utilizzato, prendete l'altra, allineate sempre lo pop, mettete dentro, girate, tirate indietro il perno e questo si blocca. Ci vogliono più o meno 20 secondi per cambiarla, il che lo rende fantastico. Insomma, questo fucile è perfetto per chi cerca uno, anzi due fucili di fascia alta senza doversi preoccupare troppo dell'affidabilità interna. Riteniamo che il rapporto qualità-prezzo di questo fucile sia molto più alto rispetto ad altri fucili GEP che ci sono capitati sotto mano, sempre ricordando che la GEP produce fucili estremamente affidabili e di fascia alta. Questo è tutto quello che avevo da dirvi su questo fucile. Se siete interessati a provarlo, vederlo, toccarlo con mano, fate un salto in negozio, che a noi fa piacere. In descrizione trovate tutti i link per acquistarlo sul sito del 6mm e altre cose che potrebbero interessarvi. Io sono Red e per oggi è tutto.